Siamo con Francesco Manunta, segretario della CGIL, Funzione pubblica. della funzione pubblica della CGIL. Signor Manunta, dopo la riunione ieri ancora non abbiamo trovato una soluzione al problema. Sì, diciamo che la riunione di ieri è stata una riunione anche particolarmente tesa e per alcuni passaggi anche preoccupante, seriamente preoccupante. Solo al termine di 2 ore di confronto serrato e incalzante, in cui per noi non c'era disponibilità alcuna ad accedere a un ragionamento che preveda che dal 1° luglio 280 lavoratori della multiservizi sarebbero, tra virgolette, dei disoccupati, magari garantiti dalla cassa integrazione, magari garantiti dalla mobilità, ma di fatto dei disoccupati. Solo, dicevo, al termine di queste 2 ore c'è stata una proposta, anche un'ulteriore possibilità che ci è stato detto si intende, verificare di cui si intende verificare la praticabilità, ovvero proposte che prevederebbero, l'ipotesi che prevederebbe la cessione delle quote del socio privato, e quindi la nascita di una società interamente pubblica che prenda i servizi e prenda i lavoratori, o altra ipotesi, cessione di ramo d'azienda, inteso come le attività di multiservizi, ad altra società che potrebbe essere la Sati, come era già stato definito in un precedente progetto. Cioè, si è detto ieri al tavolo in prefettura dal Presidente e dai commissari di voler verificare la praticabilità di questi percorsi. Se questi percorsi sono praticabili, cosa che dovremo ascoltare nell'incontro già programmato per domani mattina di nuovo in prefettura, si aprirebbe una fase nuova in cui la realizzazione, anche come dire, formale di questa realtà societaria, potrebbe essere accompagnata, quindi la fase burocratica della realizzazione, notaio, eccetera, tempi, un mese o quello che sia, potrebbe essere accompagnata da una messa in cassa integrazione di questi lavoratori, i quali correttamente transiterebbero in questo modo con l'ammortizzatore della cassa integrazione da una prestazione resa al servizio di questa città con la società multiservizi alla nuova realtà societaria pubblica e quindi a riprendere a dare servizi a questa città. Secondo lei questa è la giusta soluzione al problema? Allora, secondo me questa è la soluzione che noi rivendichiamo ormai dall'inizio della storia della multiservizi, della storia intesa società messa in liquidazione. Personalmente sono in questa città dal mese di settembre, dalla fine di ottobre, affrontando le vicende dei lavoratori della multiservizi, che ricordo all'epoca era quasi solo vissuta sui ritardi dei pagamenti, parentesi, i pagamenti sono ancora in difficoltà, questo mese non è stato ancora pagato stipendio alcuno a questi lavoratori. In un periodo peraltro dove è stata massima la loro attività al servizio di questa città e se ne sono visti i frutti e i risultati, dicevo, è dal mese di ottobre che come organizzazioni sindacali noi chiediamo ai commissari di intraprendere un percorso, una strada che sia quello di mettere in piedi una società interamente pubblica che dia risposte di servizi pubblici ai cittadini, ma dia soprattutto risposte occupazionali a questi lavoratori. Se non si dovesse trovare la soluzione entro il 1° luglio, si continuerà a occupare il Vedi, comune? hai detto bene, se non si dovesse trovare la soluzione si continuerà. Io ti rilancio, si continuerà e si avrà ancora più capacità e iniziativa e fantasia. C'è chi parla di iniziativa romana. C'è chi parla di ulteriori iniziative, sicuramente il sindacato e i lavoratori non abbandonano questa battaglia, perché questa battaglia non la stiamo facendo contro i commissari, contro le istituzioni, stiamo
stiamo facendo una battaglia che, torno a ripetere, è per garantire a questa martoriata città dei servizi e per dare a questi lavoratori una prospettiva di futuro. Le due cose non possono viaggiare separate. I servizi vanno dati in termini di qualità, non vanno favoriti i mafiosi, vanno date risposte ai lavoratori, che sono quelli che questi servizi hanno realizzato e sono in grado ancora oggi di dare a questa città. Questo è il nostro obiettivo. Ok, ringraziamo Francesco Manunta, dal Comune di Reggio Calabria è tutto. Giuseppe Predico per il Metropolitano.